come lo volete pronunciare, lo pronunciate senza problemi, tanto l'importante è che questo paese sta viaggiando una media di 20 gol e 20 assist, questa è la proiezione che può raggiungere entro la fine del campionato. Insomma, è un Napoli che si gode questa splendida vittoria, questo splendido passaggio del turno. Io vi ricordo che potete anche scriverci sul nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, perché lì sono arrivati tantissimi commenti già nella tarda serata di ieri, li leggeremo tutti nel corso delle nostre due ore, perché saranno due ore a forte tinte azzurre. Abbiamo avuto anche il piacere di scambiare due parole con l'entourage di Victor Osimhen, con l'amico giornalista Omar Katugba, che è uno dei suoi collaboratori più stretti, cura la comunicazione proprio dell'attaccante nigeriano, e ci ha raccontato qualcosa che poi sentiremo anche a partire dalle 13:20. Tanto, se seguite il nostro sito, se avete già bazzicato un po' i principali siti di informazione, le trovate già riprese, avete anche già letto grosso modo le sue parole, però dalle 13:20 vi faremo riascoltare tutto. Tra un po' apriremo anche i nostri collegamenti, apriremo soprattutto le nostre linee telefoniche ai primi ospiti, perché poi dopo vi faremo riascoltare anche il meglio di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di ieri, perché sono arrivate anche notizie tra virgolette su Zambo Anghissà. Ieri forse l'unica brutta notizia della grande serata del 4-2 del Napoli contro l'Ajax, perché ha sentito tirare la gamba, oggi farà gli esami strumentali, si sottoporrà appunto a quello che sono anche oggi o domani, pardon, lapsus, chiedo a Giovanni Annunziata, oggi o domani fa gli esami strumentali Anghissà, li fa oggi, mi conferma Giovanni. Si teme uno stiramento e si teme anche uno stop relativamente lungo, poi con la sosta praticamente dietro l'angolo si rischia di rivedere Anghissà nel 2023, e questo è il punto interrogativo al quale gli esami strumentali dovranno rispondere, perché altrimenti il Napoli perde davvero uno dei migliori calciatori a disposizione, uno dei migliori in questo momento anche per rendimento. Insomma, sarebbe una perdita davvero davvero importante. Però facciamo un po' di ordine, perché ieri è stata una giornata di Champions molto tranquilla tra virgolette, molto anche che ha riso alle italiane, perché il pareggio dell'Inter al Camp Nou è comunque un risultato importante. Ma zoomiamo in primis sul Napoli, lo facciamo con Paolo Pacchioni di RTL 102.5. Ciao Paolo, grazie mille. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dopo un martedì amaro dove abbiamo visto Milan e Juventus fracassare contro Chelsea e Maccabi Haifa, l'Inter batte un colpo, ma soprattutto questo Napoli, Paolo, è un Napoli che incanta anche i più scettici. Il Napoli al momento è una delle realtà più brillanti d'Europa, è inutile nascondersi questa realtà, forse insieme al Bayern Monaco e al Manchester City. Diciamo che se dovessimo individuare le tre squadre che al momento stanno veramente facendo grandi cose nel campionato italiano, io gli metterei dentro anche il Napoli sicuramente, perché il Napoli comunque è squadra che vince, si diverte, fa divertire, ha tante soluzioni, perché segnare 17 gol in 4 partite di Champions League è comunque veramente un risultato importante, ma soprattutto sono gol diversi. Sono gol segnati in tanti modi, sono gol segnati da tanti giocatori, chiunque entri nel Napoli segna. Comunque l'assenza di Osimhen, che a inizio stagione era giustamente considerato l'attaccante più importante del Napoli, diciamo questa assenza quasi non se n'è accorto nessuno, perché comunque nel frattempo è cresciuto tantissimo Raspadori, hanno continuato a segnare anche Lozano e anche Simeone quando è stato impiegato. La squadra gioca bene, Kvaratskhelia ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia che ha fatto le prime due giornate di campionato bene, insomma si sta confermando nel tempo anche a livello internazionale, quindi al momento al Napoli sta andando veramente tutto alla meraviglia. La scommessa adesso per Spalletti è mantenere questo tipo di rendimento per tutta una stagione che non soltanto sarà molto lunga, ma sarà anche particolare perché c'è questa pausa del mondiale. Però diciamo che meglio di così il Napoli non poteva cominciare. In questo momento parlavi anche di Raspadori, vice capocannoniere alle spalle di un certo Erling Haaland. A pensarlo, quando il Napoli l'ha preso in estate, nonostante i 35 milioni, nonostante le premesse, sarebbe stato incredibile.
Sì, sì, è uno dei grandi giocatori valorizzati molto bene da Spalletti, dal suo gioco, dalla chimica che si è creata all'interno della squadra e insomma allargando i confini, uscendo da Napoli anche per la nazionale, mi sembra che la consacrazione anche a livello internazionale di Giacomo Raspadori possa aiutare a risolvere un grande problema che la nazionale italiana, cioè quella della carenza di attaccanti di alto livello. Raspadori lo sta diventando e sarà molto importante per la nazionale oltre che per il Napoli. Sai, poi bisogna anche sottolineare una cosa: quando le squadre girano bene, quando le squadre giocano, come detto, divertono e si divertono, chiunque entri riesce comunque a guadagnare qualcosa. E anche Raspadori dunque ha avuto la fortuna, oltre che alle sue grandi capacità, di entrare in una macchina che sta girando veramente in modo perfetto. Il Napoli è in attesa di conoscere le condizioni di Anguissa, che ieri è uscito dal campo a causa infortunio. Dovesse fermarsi per una o più partite, con l'inserimento eventualmente di Ndombele, che chiaramente dovrebbe essere lui il suo sostituto in questo momento, il Napoli che cambiamento farebbe? Allora, sicuramente Anguissa è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, meno celebrato rispetto ad altri che magari fanno giocate vistose o grandi gol, però comunque ugualmente cruciale e importante. Detto questo, mi sembra che una delle caratteristiche del Napoli sia proprio la coralità, la unità della squadra, e come abbiamo detto per l'attacco, chiunque entra segna, possiamo dire anche per il resto della squadra, chiunque gioca fa bella figura, e quindi insomma io credo che da questo punto di vista si possa guardare alle condizioni di Anguissa con una certa tranquillità. Certo, meglio se c'è, ma se non c'è, nessun dramma. Nessun dramma, invece non deve farlo neanche il Napoli in campionato, se guarda tra virgolette anche le altre, perché l'Inter ha pareggiato con il Barcellona, Milan anche abbastanza derubato, questo mi prendo io la responsabilità di dirlo, da un arbitraggio assolutamente scandaloso dell'arbitro Siebert, in Milan-Chelsea, la Juventus ha il risultato, soprattutto le parole di Agnelli che parlano ancora da sé. È un Napoli che in questo momento conferma ancora una volta di essere non solo la migliore italiana in Europa, ma anche la candidata più credibile per lo scudetto? Al momento assolutamente sì. Al momento il Napoli è la squadra che gioca meglio, che segna di più e che vince di più, e quindi è assolutamente da considerare la favorita numero uno al momento. Poi abbiamo detto già poco fa, c'è questa stagione molto lunga, la strada intrapresa è sicuramente quella giusta, il cammino però è ancora lungo, il traguardo è lontano, e quindi insomma dovrebbe saperlo bene Luciano Spalletti. Infatti il suo lavoro in questa fase dovrà essere molto concentrato sul fatto di tenere tutti quanti con i piedi per terra, sapendo che le cose stanno andando benissimo, meglio di quanto si potesse pronosticare, ma il cammino è ancora lungo, quindi si festeggerà a maggio e non adesso. Quanto è diventato importante Zielinski per questa squadra? Ieri abbiamo visto una partenza, a parte quella catena lì sulla sinistra con Kvaratskhelia, che è stata impressionante, ma proprio quella partenza, quella sterzata che è l'assist poi per Lozano, fanno vedere un giocatore che forse mentalmente è riuscito ad entrare in maniera importante in questo Napoli, perché di qualità non avevamo minimamente dubbi. Sì, infatti, cioè, Zielinski è uno che ormai a Napoli ci sta da tempo e tutti quanti hanno comunque imparato a conoscerne, ad apprezzarne le caratteristiche. Il Napoli gioca un calcio che prima di tutto diverte i suoi giocatori. L'azione dell'1-0 di ieri, abbiamo colto dalle inquadrature i sorrisi anche degli altri compagni, no? Quando hanno visto questo triangolo volante. Quindi io credo che al di là del fare i nomi, e questo è sicuramente importante perché tutti quanti stanno andando veramente molto bene, la cosa che proprio salta agli occhi è questa grande sintonia, questo spirito di squadra unita, compatta, che si diverte e che quindi riesce anche a ottenere grandi risultati, oltre che grandi prestazioni, perché poi insomma non i punti si ottengono con i gol e non con gli applausi. Il Napoli fa tanti gol, e peraltro il Napoli è una squadra che mi sembra stia crescendo anche da un altro punto di vista, cioè
vince 4-1 a Cremona, anche in una partita in cui magari è stata un filo meno brillante rispetto ad altre prestazioni. Verissimo. Tu comunque in una partita che presenta degli ostacoli, che va in campo ed è scorbutica, perché poi le stagioni italiane sono queste, no? Tu magari fai 6 gol all'Ajax in trasferta e poi fai un po' di fatica a Cremona, è il bello del nostro campionato. In quella partita lì non soltanto la vinci, come magari, che ne so, l'Inter ha vinto 2-1 a Lecce all'ultimo secondo della prima giornata, no, la vinci 4-1, perché comunque, sia pur con il gol nel finale, sia pur con un po' più di fatica, comunque riesci sempre a fare la voce grossa, perché poi è anche un momento, e anche questa è una considerazione anche da fare, di grande forma fisica da parte dei giocatori, perché il Napoli, oltre a giocare bene, corre tanto e corre bene. E questo è un altro elemento che sicuramente va, insomma, scritto come merito a Spalletti e soprattutto al suo staff per quanto riguarda la parte atletica. Per salutarci, Paolo, è un po' il giochino del giorno. Quanto vale oggi Kvaratskhelia in soldoni, in milioni da calciomercato? Beh, io direi che adesso non deve valere nulla, perché deve essere incedibile e deve essere considerato dal Napoli, dal presidente De Laurentiis, da Spalletti, il giocatore intorno al quale costruire questo grande progetto che sta crescendo. È andato via Insigne, che per la città ha rappresentato tanto. Non vorrei insomma che si offendesse qualcuno, ma mi sembra che Kvara non lo stia facendo per niente rimpiangere, e allora nell'istante in cui tu hai avuto l'abilità e la fortuna di pescare subito un nome così poco conosciuto, ma un giocatore così tanto forte, e allora quel giocatore lì non deve avere prezzo e tu intorno a lui devi costruire il progetto. Paolo, è sempre un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, grazie mille. Grazie a voi, buona serata, buona giornata, ciao. Un grande abbraccio a Paolo Pacchioni di RTL 102.5. Riavvolgiamo il nastro in attesa anche dei vostri primi messaggi. Abbiamo già incamerato un po' di commenti poi su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show. Riascoltiamo il meglio in conferenza stampa di Luciano Spalletti. Questi ragazzi hanno fatto una cosa immensa, portando alle stelle l'orgoglio del popolo napoletano, e siamo la loro felicità e il loro entusiasmo ci riempie di soddisfazione. Ma ripartiamo dal fatto che bisogna lavorare in maniera corretta, per cui si vanno a vedere le cose che abbiamo fatto bene e le cose che abbiamo fatto male. Però con loro, cioè, mi fa piacere che poi questa squadra abbia fatto questo risultato contro l'Ajax, perché l'Ajax ha fatto vedere stasera che livello di calcio gioca, che livello di calcio è. Cioè, non è che noi abbiamo abbassato in quel momento lì del secondo tempo e noi siamo stati spettatori di una situazione che ci derivava dai risultati fatti e da quello che era il risultato della partita. Noi volevamo prenderla lo stesso, gli volevamo andare addosso lo stesso, è perché non ci siamo riusciti. E probabilmente aver vinto un girone così, aver passato un girone contro squadre di questo livello alla quarta partita è ancora un merito dei calciatori, è ancora una possibilità di valutazione di che calcio hanno giocato i nostri calciatori, insomma. Ecco, il commento è che deve giocare di più con la squadra. Poi io in quel momento lì ho deciso di fare questa sostituzione, perché con l'uscita di Frank dovevo risistemare l'altezza della squadra, perché Frank è un calciatore importante per noi, perché è fisico, ma soprattutto perché la prende anche di testa e va a duelli di testa. E poi dovevo ripartire da metà campo, perché ogni tanto c'era da abbassare, eravamo avanti e c'era la possibilità di concedergli un po' di campo e di ripartire in contropiede, e le sue qualità sono queste qui. Poi speravo anche riuscisse a fare 2 o 3 battute nell'inizio dell'azione, nella costruzione bassa da parte dell'Ajax, invece non ci è riuscito, perché ancora si vede non è in grande condizione, però poi in un'aggressione delle sue ci ha ritagliato il quarto gol, perché poi ti viene addosso con una ferocia che ogni tanto tu pensi di averlo a 5 metri, invece ti giri e ce l'ha lì addosso, e sbagliato un gol abbastanza facile. Però lui è un po' questo qui, non è un calciatore pulitissimo, per cui nel palleggio con i compagni non è che poi riesca sempre a acchiappare il massimo.
Per noi però è aver ritrovato, fatto gol, è aver ritrovato un calciatore importante, ha fatto una cinquantina di minuti e tanta roba. Mi spiace per Simeone stasera, perché meritava di giocare Simeone, però poi ho fatto questa scelta qui e la partita si è messa su dei binari corretti, però insomma ci verrà comodo un'altra volta. Giovanni, stasera mi va di evidenziare le rincorse che ha fatto Caraschelia fino in fondo, fino all'area di rigore nostra, Lozano fino all'area di rigore nostra. Quella è la roba importante, perché poi se ti permetti delle distrazioni dove poi non sei così continuo, non sei così tempistico nel fare le cose a livello di squadra, cioè ci sono due che vanno in pressione, uno parte in ritardo, poi la palla te la ritrovi dentro l'area di rigore contro questi qui, perché hanno una qualità estrema e si è visto, perché quando poi si dice che non si è abbassato un po', non abbiamo abbassato niente, perché al 50° del secondo tempo noi siamo andati laggiù per rifare gol, anche non ci siamo mai accontentati, e questa è una mentalità che voglio che rimanga dei miei calciatori, però a volte siamo stati obbligati a far quello, e Quara stasera l'ha fatto benissimo quel lavoro lì, per cui gli si dice bravo. Anghissà è da valutare bene, perché ha sentito tirare, è un po' anche la sintesi di quello che si è sempre detto della Champions League, come c'hai un momento che ti manca qualcosa, poi diventa difficile poter sopperire, e la palla te la ritrovi da altre parti insidiosa, perché non siamo riusciti a buttare la palla fuori, abbiamo recuperata due volte con lui infortunato, non siamo riusciti a buttarla fuori, loro hanno trovato il vantaggio a metà campo e ci sono entrati in porta. Sì, se ne riceve sicuramente una spinta, perché anche stasera sono state fatte molte cose fatte bene. Raspa si è battuto come un leone, ha fatto metri e metri con una qualità di corsa, con una forza, con una intensità che ormai ci ha abituato a fare queste cose qui. E in dei momenti loro ci sono entrati e ci hanno un po' portato a doversi difendere, però ragazzi non si può fare diversamente contro questi qui, perché è difficilissimo poi riuscire a portare a casa questi risultati, perché anche stasera bene o male 4 gol li abbiamo fatti. La palla di Osimhen, no, ormai ci siamo abituati un po' male qui, però insomma bisogna un po' rettificare, ecco, perché poi siamo arrivati anche loro, ma anche noi siamo arrivati minacciosi diverse volte dentro l'area di rigore, siamo ripartiti spesso, abbiamo sbagliato dei passaggi banali che si poteva andare a far male, per cui se ne esce rafforzati da queste 4 partite, se ne esce con la consapevolezza che possiamo confrontarci insomma con le squadre, ecco. Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ci prendiamo il primo stop and go di giornata, ma al nostro rientro vi dobbiamo le parole dell'entourage di Victor Osimhen, dell'amico giornalista Oma Katugba, che insomma ci ha raccontato anche un po' come sta il bomber del Napoli dopo il suo rientro con la maglia azzurra. Tra poco ascoltiamo subito le parole, sono una quarantina, una cinquantina di secondi, è stato proprio un commento che tra virgolette abbiamo rubato ad Oma Katugba, ripetiamo, amico giornalista, stretto collaboratore di Osimhen e del suo entourage. Queste le sue parole, poi le traduciamo. It's a great fight from Victor. You know, Victor showed that what he brings to the team is different, that energy, that fight, that winning spirit. And that is what, you know, you can see that Victor brings to the team. He's feeling very excited, he's very happy. You know, that goal was significant for his confidence, that goal was important for his mindset. And he's absolutely happy. And it's a special moment for Victor, and that goal helped him to really get back into the team, get himself back again. He's the happiest person in the world right now.
partendo dal presupposto che quel portone ha fatto venire un coccolone a tutti quanti, ma detto questo è stato ovviamente una grande gioia, ci racconta Oma Katugba sull'amico Osimhen. Tornare in campo per lui è stata una grande battaglia, era sicuro che avrebbe subito portato qualcosa di diverso alla squadra, quell'energia, quella voglia di combattere, quello spirito vincente. Lo si è potuto vedere già ieri cosa Victor è riuscito a trasmettere a tutta la squadra non appena ha messo piede in campo. In questo momento è davvero contento, è al settimo cielo, è un momento speciale per lui perché quel gol è stato fondamentale per il suo morale e la sua autostima. Victor è felicissimo perché ieri il gol lo ha aiutato a tornare in sintonia con la squadra e con il campo, e se glielo chiedete ora è la persona più felice del mondo. Giovanni. Si vede, si è visto nell'esultanza. Sì. Cosa? Si stava denudando ieri. Si è visto nell'esultanza, ha tolto la maglia, ha lanciato via la maschera, ma si vedeva che è entrato proprio in campo per affamato di gol, come se l'avessero tenuto ingabbiato per un mese. E poi tornato in campo finalmente aveva davanti a sé del cibo, come un animale a caccia di cibo che non lo vedeva per un mese. Comunque Osimhen ha avuto un impatto importante, nonostante comunque abbia sbagliato tanto sotto il punto di vista dei movimenti, dell'andare incontro, però ha dato profondità, ha tenuto in apprensione per tutto il tempo la difesa dell'Ajax, che si è ritrovata un matto che correva per 40 minuti senza mai fermarsi e che andava su tutti i palloni come al solito. Poi deve lavorare come sempre su questa sua eccessiva esuberanza anche nell'andare in fuorigioco, perché è andato in fuorigioco un po' troppe volte. Spalletti lo ha bacchettato anche nel post partita in conferenza stampa. Però quella sua voglia di non mollare mai si vede nel gol che ha segnato. Lasciamo stare che è tutta colpa di Blind, ma è assolutamente colpa sua. Però quel gol lo segna solo Osimhen. Esatto, lo segna solo Osimhen, perché già nell'impostazione sulla propria tre quarti da parte dell'Ajax, che si inizia a spostare verso la propria area, vedi Osimhen che inizia a correre come un dannato, che già sapeva che stava per succedere qualcosa. Corre come un dannato verso Blind e gli va a mettere una pressione importantissima. Poi da uno con l'esperienza di Blind non ci si aspetta cose del genere, però Osimhen c'è, ci devi essere e cogliere quel pallone. Osimhen l'ha fatto, un gol importantissimo per il morale del calciatore da qui in avanti, per quello che verrà. Adesso Osimhen si è già sbloccato, quindi dopo il rientro si è già sbloccato e deve semplicemente mettere in campo quello che ha lui. Un po' di commenti che arrivano anche al nostro gruppo Facebook di Punto Nuovo Sport Show. Ugo Cercello posta la foto di Kvaratskhelia, ieri premiato anche come man of the match della gara contro l'Ajax. Ha già fatto 6 gol e 8 assist in 13 partite stagionali tra campionato e Champions, il tutto condito da dribbling ubriacanti e galoppate irresistibili sulla fascia sinistra e vari rigori presi. È stato pagato 10 milioni di diritto e già entrato nei cuori azzurri con la classica freccia scagliata da Cupido. Forza Napoli sempre, ci scrive Ugo Cercello, e ancora è un Napoli brutale, ci scrive Giuseppe Giannotti. Insomma, siete l'orgoglio di Napoli, anche qui amici che ci scrivono tutta la felicità, tutta anche la serenità che traspare dopo un momento del genere. Ieri eri allo stadio, hai raccontato anche la partita. A un certo punto c'è stato quasi un silenzio, ma quasi un silenzio di stupore dopo le prime due reti. Arrivava quasi un clima di incredulità dopo la partenza che c'è stata da parte del Napoli. Sì, si respira un'aria di silenzio, forse esagerato, però c'era un silenzio con 55.000 un esagerato, po' difficile, però sì. C'era un'aria di incredulità a un certo punto dopo la partenza. Napoli è stato dominante già dopo 16 minuti. Si vedeva semplicemente in campo una squadra che faceva ciò che voleva e quando voleva affondava. Poi Kvaratskhelia fa venire il mal di testa a Sanchez per tutta la partita, quella catena con Zielinski che fa paura. Dall'altro lato anche Lozano fa la differenza, e come se fa la differenza, non è soltanto il gol, non è soltanto l'inserimento, ma quando andava a puntare faceva veramente male. Anche il Ciuchi, sono tutti quanti che stanno facendo bene, che sono affiatati, c'è questa unione di intenti, tutti quanti si tendono la mano l'uno con l'altro. E infatti
quel rigore che ha concesso Osimhen a Kvaratskhelia ne è praticamente l'esempio palese di, della direzione che sta prendendo questa, anche come Kvaratskhelia l'ha cercato subito nell'esultanza. Assolutamente, sì. Subito e abbracciato. Poi nell'esultanza, nel gol di Osimhen, Kvaratskhelia è stato il primo a correre. Kvaratskhelia era in panchina, era già uscito, è stato il primo a correre a esultare da, e andare da, da Victor Osimhen. A proposito di Kvaratskhelia, non so se hai visto l'esultanza della mamma, bellissima, è stata veramente un'immagine spettacolare. Commovente, commovente. Tra l'altro, se cercate un po' su internet facilmente anche dagli amici di Calcio Napoli 24, tranquillamente potete trovare il video della, della signora Kvaratskhelia che si emoziona al momento del, della rete sul rigore di Kvaratskhelia. A quanto pare sto ragazzo sa tirare anche i rigori, ora diventa un po', un po' complicato. Infatti, tra le altre cose, 90 secondi, ritroviamo Pietro De Concilis. A tra poco, Pietro De Concilis, buongiorno. Buongiorno ragazzi, mi sento leggermente estasiato. Guarda Pietro, prima di aprire la pagina sulla Salernitana, perché poi resteremo sempre in tema Champions, visto che prossimo avversario dei Granata sarà proprio l'Inter, che ieri ha fatto 3-3 al Camp Nou, partita pazzesca con Aslani che poteva dare tranquillamente il pallone a tu per tu a porta vuota, anzi per Çalhanoğlu al 95esimo, e invece comunque è riuscito a spararla su Ter Stegen. Il tuo commento su, su Napoli-Liverpool, e ti faccio rispondere con l'assist Napoli-Ajax, pardon, Napoli-Ajax, ti faccio rispondere con quello che è l'assist che ti arriva dal nostro sondaggio, ovvero abbiamo chiesto su Twitter il vostro migliore in campo. C'è stato un plebiscito per Kvaratskhelia, però noi abbiamo proposto anche Raspadori, che nel primo tempo aveva fatto molto bene, Zielinski, che ovviamente è stato autore di quella catena di sinistra che ha portato il Napoli a dominare, e poi Lozano, che comunque è entrato alla grande e anche ha ritrovato il gol, ma in realtà ci sarebbero potute essere anche altre 10-11 scelte in questo sondaggio. La tua anche poi sul migliore in campo. Guarda Alessandro, al di là della prestazione del Napoli che ormai non fa più notizie, anche perché come ho sentito dire anche da molti addetti ai lavori, sembra che ogni partita che passi, ecco, il Napoli migliori, sembra un po' come il vino, il Napoli di Luciano Spalletti, però credo che sia riassunto in due immagini, l'ha riassunto in due immagini la serata di ieri sera, perché nella rincorsa di Raspadori all'indietro nella prima frazione di gioco, quando si è andati a triplicare addirittura l'esterno mancino dell'Ajax, e poi in Zielinski, che obiettivamente si è consacrato quest'anno perché in una posizione sicuramente lui più congeniale, forse anche partendo più dietro rispetto all'anno scorso, ecco, tocca molti più palloni, e non è un caso che giochi anche sullo stesso versante di Kvaratskhelia, creino insieme un tandem davvero mortifero a dir poco, anche perché poi hanno chi concretizza e finalizza il gioco al centro dell'attacco, ed è un Napoli che sinceramente in questo momento è senza dubbio la squadra più in forma d'Europa, che sia la più forte ovviamente non lo stiamo qui a dire, perché non è così e non sarebbe corretto dirlo, però è sicuramente la squadra più in forma d'Europa in questo momento, insieme al Bayern Monaco probabilmente, e credo che soltanto il mondiale possa fermare il Napoli in questo momento. Soltanto il mondiale, soltanto anche un po' gli infortuni, ovviamente incrociano le dita tutti i tifosi del Napoli, soprattutto sulle condizioni di Zambo Anguissa, che cercheremo anche di aggiornarvi non appena avremo notizie anche nelle pagine dedicate alle altre campane. Altre campane come la Salernitana, che ieri ha seguito con grande interesse, lo dicevamo prima, la gara contro l'Inter nelle chiacchierate post partita. Prima a Prime Video e poi a Sky, Simone Inzaghi però ha tenuto subito la barra dritta in vista della gara contro i campani. Certo, sarà importante la gara col Vittoria Pölzen per blindare quella che è la qualificazione, dice Inzaghi, però prima andiamo cauti perché dobbiamo pensare ad una gara molto difficile come quella contro la Salernitana e poi alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, perché ricordiamo settimana prossima turno tra virgolette di riposo per le coppe europee, che vivranno una settimana normale, per una volta vivranno i 7 giorni canonici le nostre squadre anche nella preparazione delle partite. A Sky Sport invece Simone Inzaghi nel post gara di Barcellona-Inter ha dato una buona notizia per i tifosi dell'Inter, un po' meno per i tifosi della Salernitana, perché dice l'ex Lazio: c'è speranza di rivedere Lukaku e Correa in campo domenica, meno invece per quanto riguarda Brozovic, noi li aspettiamo quanto prima.
È una brutta notizia certamente il ritorno di Lukaku e Correa, che comunque non dovrebbero partire dai titolari, però comunque affrontare un Inter senza due calciatori, soprattutto Lukaku, di questo livello, immagino sia un po' più semplice. Mister Roberto Breda, buongiorno e grazie mille per essere con noi. Pronto, mister, ci sente? Dovrebbe sentirci, ma abbiamo qualche problema. Abbiamo qualche problema, proviamo subito a ripristinare allora il collegamento con mister Roberto Breda, col quale parleremo di Salernitana. Gli prendiamo 5 minuti perché sappiamo che è una giornata molto molto piena. Dicevamo della Salernitana, che ha un calendario in realtà di qui alla sosta per il mondiale non troppo semplice. È vero, la vittoria contro il Verona ha ridato un po' di morale, ha ridato anche un po' di punti, ha ridato anche un po' di tranquillità, di serenità, però poi dopo l'Inter c'è una gara molto importante come contro lo Spezia, poi c'è la trasferta di Roma contro la Lazio, poi c'è la gara contro la Cremonese in casa, poi doppia trasferta molto insidiosa, prima la Fiorentina a Firenze, poi il Monza al U-Power Stadium. Calendario misto, dai. Calendario misto con due partite molto difficili, Lazio e Fiorentina, e poi tanti scontri l'Inter, diretti soprattutto. L'Inter ovviamente, guardavo oltre l'Inter, però certo, l'Inter, Lazio, Fiorentina e poi Salernitana Spezia, Salernitana Cremonese, Monza Salernitana, praticamente sono match, sono scontri diretti per la zona salvezza. Mister Roberto Breda adesso dovrebbe sentirci perfettamente, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dicevamo che ovviamente per la Salernitana verrebbe molto più comodo che questo rientro di Lukaku slittasse almeno di qualche ora, mettiamola così, basta un'ora dopo Salernitana-Inter. Anche se l'Inter sta tornando adesso una squadra importante a prescindere da Lukaku, e quindi non credo che basti un giocatore. La Salernitana deve fare la partita giusta, sapendo che è una squadra in ripresa, che però ha giocato da pochi giorni e quindi deve sfruttare quel tipo di opportunità. Tante volte dopo le partite di Coppa c'è un po' di calo di tensione da parte delle squadre di chi gioca. Chi non ha le coppe, soprattutto deve salvarsi, deve sfruttare al massimo queste opportunità. Ma sotto il punto di vista del morale, nell'aspetto psicologico, come sarà affrontare quest'Inter che è reduce comunque da un risultato importante a Barcellona, al Camp Nou, buttando quasi fuori il Barcellona, quindi non è un risultato da poco che può dare, appunto, come dicevo, un bel po' di morale e di spinta all'Inter. Sì, l'Inter viene da tre buone partite, non da una, e quindi non è un solo segnale, ma è proprio una ripresa. Di solito, appunto, c'è un calo di tensione dopo questo tipo di partite, perché intanto spendi tanto fisicamente e poi perché c'è anche una forma di appagamento. Però l'Inter ha talmente perso tanti punti per strada che non credo commetterà l'errore di sbagliare approccio, perché se vuoi fare un campionato importante deve recuperare il terreno perso fino adesso. Mister, però, se l'Inter da una parte ha recuperato serenità, ha recuperato anche una certa solidità sotto il profilo proprio anche mentale, possiamo dire, perché è una squadra che si è ritrovata sotto tanti punti di vista, dall'altra c'è una Salernitana che dopo la vittoria in casa contro il Verona, maturata come è maturata tra l'altro negli ultimissimi secondi di gara, arriva anch'essa con una serenità diversa rispetto al recente passato, che aveva anche ovviamente circondato la panchina di mister Nicola di fantasmi non proprio tranquillizzanti, ecco. Ma la Salernitana deve trovare una forma di equilibrio, perché ha fatto un mercato anche oneroso da parte della società e non era partita male, forse ha creato, ha alimentato delle aspettative più alte di quelle che invece al momento devono essere. Le due battute dall'estero l'hanno rimessa in un certo tipo di discussione, e la partita col Verona è quella che secondo me torna a rappresentare la squadra che deve fare questo tipo di campionato in questo momento. C'è una squadra molto equilibrata, una squadra che lotta, che combatte e che cerca di far punti. Poi dopo ha un tipo di rosa che secondo me ha dei margini di miglioramento enormi e quindi ha tutto il tempo per fare anche qualcosa in più. Però deve consolidarsi e non deve sbagliare questo tipo di periodo, perché è il periodo che poi ci permette di rimanere più tranquillo il resto della stagione.
Per salutarci, mister, è impossibile non chiederle anche una parentesi su quanto sta facendo vedere l'altra campana, il Napoli, che in Serie A sta meravigliando tutti e in Champions sta riuscendo nell'impresa di fare ancora meglio. Spalletti in questo momento è il miglior allenatore della scuola italiana? Sì, perché bisogna anche ricordare da dove partiva questo Napoli, cioè da tanto scetticismo, da una rivoluzione nella rosa, perché sono stati via i giocatori più importanti degli ultimi 5-6 anni, e quindi veramente era difficile. Però Spalletti è sempre stato convinto del potenziale di questo gruppo fin dalle prime battute, e al di là della convinzione sta anche proponendo dal punto di vista tattico delle soluzioni molto interessanti, e in questo momento sì, non solo in Italia ma anche in Europa, trovare chi gioca come il Napoli è veramente fatica. Mister, sempre un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, capilupo. Grazie mille a mister Roberto Breda. 30 secondi e apriamo la pagina anche sulla Serie B tra poco, anche perché il prossimo turno sarà un turno molto delicato in Serie B. Lo raccontavamo già ieri collegandoci con Alessandro Iori di DAZN, con tanti incroci che per esempio vedranno il Benevento impegnato nella giornata di sabato alle 14 contro la Ternana che forse solo alle spalle di Bari e Regina è la squadra più in forma di questo inizio campionato. Ne parliamo con Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Grazie mille Nicola per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. La Ternana è il peggior avversario possibile per il Benevento in questo momento, forse il peggior avversario per il Benevento è proprio la Strega? Beh, diciamo che il Benevento qualche problemino ce l'ha, diciamo che il nuovo allenatore, viste le prime partite, non è che ha proprio fatto svoltare la squadra rispetto al predecessore, e di sicuro trovare di fronte adesso una squadra lanciata, in fiducia, con l'entusiasmo, che sta bene come la Ternana, non è il massimo. Ecco, diciamo che è una Ternana molto pratica, molto efficace, che magari paga poco l'occhio, però è estremamente redditizia, quindi molto ben organizzata e molto più avanti nel lavoro rispetto al Benevento, che invece è ripartito da zero col nuovo allenatore, ma ripeto, senza che il vecchio avesse fatto tanto male. Di quanto tempo ha bisogno Cannavaro, considerando anche il valore della rosa, per iniziare a mostrare i primi risultati con il Benevento? No, il tempo lo fanno i risultati. Se lui vince una partita, la fase di crescita si accorcia, e quindi, ma vale per tutti, è così. Se il lavoro fatto in settimana, il sabato o la domenica, produce subito risultati, allora è normale che il processo di crescita migliore. Gli serve una vittoria, due vittorie di fila per poter lavorare in fiducia, cosa che però ancora non è arrivata, sono altri solo due pareggi, e quindi deve ancora lavorare molto e sperare che poi questo lavoro fatto in settimana a livello teorico diventi poi in pratica qualcosa di concreto e sostanzioso. Nicola, a proposito di teoria da trasformare in pratica, credi che teoricamente sia stato molto molto un azzardo puntare su Fabio Cannavaro, oppure alla fine è una scelta che può anche starci, oppure magari guardi le ambizioni del Benevento e dici forse era meglio qualcuno che conosce meglio la categoria? Dipende cosa vuol fare il Benevento. Di sicuro dare continuità al lavoro dell'anno scorso non era stata una cattiva idea, perché l'anno scorso il Benevento, se non avesse fatto quello sciagurato finale delle ultime tre giornate, poteva andare in Serie A diretto, e quindi dare continuità a quel lavoro non era stata una brutta scelta. Dover ripartire da zero dopo sei giornate è sicuramente un rallentare il processo di crescita, quindi poi Cannavaro magari diventerà il miglior allenatore del mondo, o non lo so, lo vedremo, perché allenare in Italia è molto molto difficile rispetto ad allenare in Cina, dove ha allenato lui, quindi bisogna vedere. Se la società gli chiede subito la promozione, allora è sicuramente una richiesta molto molto importante, cosa che invece a Caserta potevano anche chiederla, visto il lavoro che ha fatto l'anno scorso e visto il mercato fatto quest'estate.
quindi sarebbe stata una richiesta legittima. A Cannavaro, se gliel'hanno chiesta, sicuramente è una enorme responsabilità che la società e il tecnico si sono presi. È chiaro che abbiamo perso un po' il conto dei tanti campioni del mondo che ci sono in Serie B, considerando anche la presenza di Fabregas, quindi non solo tra quelli dell'Italia del 2006, però in questo momento chi ha il compito più arduo, quello di Inzaghi, di portare la regina, di tenere fede a queste aspettative di inizio stagione, al Parma di Buffon, di scuotersi dopo un anno comunque abbastanza deludente, no, quello dello scorso anno, chi ha il campione del mondo che ha il compito più arduo secondo te? Daniele De Rossi, perché è da mesi e mesi che viene considerato un predestinato, destinato a diventare un grande allenatore, che ha tutte le caratteristiche, i crismi, le qualità per farlo. Bene, ci crediamo, adesso mettiamolo alla prova, vediamo cosa sa fare, se effettivamente era così. Quindi è lui che è stato accompagnato in questi mesi da tante trattative, tante richieste, tante proposte che non si sono mai concretizzate fino a questa della SPAL. Quindi adesso che ha avuto la possibilità, deve dimostrare che tutte le credenziali se le era meritate. Quindi tutti i riflettori sono su Daniele De Rossi. Le maglie vanno sudate e non regalate, questo scrivono gli ultras del Benevento, che appunto chiedono impegno. Ma in questo Benevento è più una questione di impegno, di atteggiamento, oppure proprio di uomini, di rosa? No, diciamo che sulla costruzione della rosa un po' di scetticismo c'era, perché insomma, però stai guardando le cose dall'esterno, si fa sempre fatica. Io per esempio, vedere nella stessa squadra forte Simi, insomma, diventa un po' complicato. Poi hai tanti trequartisti, hai tanti esterni, non si capisce bene il vestito che vuole indossare il Benevento. Però io mi fido di Pasquale Foggia, perché insomma ha fatto un mercato sicuramente studiato, non l'ha fatto a casaccio. Mentre ed è Cannavaro che a tutti questi giocatori deve trovare la collocazione giusta, però hai anche tante galli nel pollaio, hai Ciano, hai dei giocatori insomma forti, no? che sarebbero titolari ovunque, quindi farli coesistere, metterli in campo non sarà sicuramente semplice, ecco, ma di sicuro è un Benevento che, ripeto, è stato costruito un po' così. Non sembrava che ci fosse un piano base su cui intervenire, e quindi anche nella tempistica, cioè tanti giocatori arrivati a fine mercato quando potevi benissimo spenderli prima, non lo so, ecco. Io spero che Cannavaro riesca di tutta questa ricchissima rosa che ha a disposizione di trovare veramente il modulo tattico giusto per farlo funzionare. Nicola, voltando per un attimo pagina, invece in Serie C, che idea ti sei fatto di questo primo quinto di campionato che è ormai trascorso, anche perché sono passate 7 giornate, anche un turno di Coppa Italia nel mezzo, tante cose sono state confermate, alcune cose anche un po' assurde in certe piazze sono successe, però che idea ti sei fatto di questo girone C finora? Quella iniziale, cioè che sarà un derby calabrese lunghissimo, credo che nessuno abbia la competitività, la forza e la qualità che hanno Catanzaro e Crotone, forse il Pescara, ma anche il Pescara insomma pecca un po' ancora in qualcosa. Quindi io penso che sarà un lunghissimo derby Catanzaro e Crotone, con le altre squadre che dovranno pensare solo a piazzarsi bene ai playoff e farli da protagonisti. Certo, magari la storia insegna che i crolli sono dietro l'angolo, quindi se fra il Catanzaro perde 3 partite di fila o il Crotone perde 3 partite di fila, tutto si rimette in gioco, per carità. Però da quello che si è intuito in queste prime 7 giornate è un po' la conferma di quello che aveva detto il mercato, cioè che queste due squadre si giocheranno fino in fondo al primo posto. Tra l'altro, Nicola, bisogna anche dire che il Catanzaro finora, rispetto al Crotone, che ad esempio Pescara, Avellino, al di là ovviamente delle difficoltà biancoverdi, il Catanzaro ha incontrato finora degli avversari piuttosto abbordabili rispetto ai pitagorici, quindi adesso inizierà dopo la Viterbese anche un periodo più complicato
per i giallorossi. Sì, però andare a vincere a Torre del Greco in quel modo, sì, così, insomma, e poi quando segni 25 gol in 7 partite, due subiti in un girone così, in cui non è che sono proprio sprovveduti gli avversari, non saranno sicuramente squadre che si giocheranno i primi posti, come sicuramente il Pescara o l'Avellino potranno fare, ma però quando i numeri sono quelli, obiettivamente bisogna mettersi sullo attenti. Prima di farti un'ultima domanda, Nicola, volevo soltanto dare un'ultima ora, perché Salvatore Bocchetti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, era arrivata già una ventina, trentina di minuti fa l'ufficialità, però si tratta dell'ennesimo ex calciatore che fa il salto, prima collaboratore tecnico, poi allenatore della primavera, poi allenatore della prima squadra, l'abbiamo visto anche col Monza adesso di Palladino. È una Serie A che sta accettando di tra virgolette prendere calciatori, ex calciatori, che invece di fare la gavetta nei campionati più di basso rilievo, come per esempio può essere la terza serie o la Serie B, li lancia direttamente in Serie A? È qualcosa che ti senti di sposare, oppure ci vorrebbe un percorso più lineare secondo te? No, intanto ci vorrebbe un percorso nel rispetto delle regole, perché Bocchetti non ha il patentino e quindi potrà al massimo allenare per un mese con la deroga del settore tecnico. Poi dopo un mese il Verona dovrà prendere un allenatore con il patentino, e se lo prenderà solo per fare da prestanome a Bocchetti sicuramente non gli fa un favore, perché lo metterebbe in difficoltà, proprio perché ci sono delle regole ed è giusto rispettarle. Poi io sugli ex calciatori che non fanno la gavetta, è tutto un loro rischio. Tutto un loro rischio, perché chi parte subito dall'alto è forte, o fa subito risultati oppure non va da nessuna parte. Guardate Andrea Pirlo, parliamo di Andrea Pirlo, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, che è partito dalla Juventus e poi per trovare una squadra è dovuto andare in Turchia e nemmeno in primissima fascia. Quindi è solo un rischio loro, quello di cominciare ad allenare ad alto livello. Io sicuramente apprezzo di più l'umiltà di un Pippo Inzaghi, che è andato in Serie C, ha vinto e ha fatto la sua ascesa. Quindi questi ex calciatori famosi che partono subito dalla Serie A hanno sicuramente una grande occasione, ma anche un rischio per il loro futuro. Perfetto, Nicola, ti ringraziamo sempre per essere qui a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Buon lavoro a Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Buon lavoro anche a Pietro De Concisi, che immagino sarà un'oretta del pomeriggio supereroe bella piena. Eh sì, perché siamo tra l'altro due giorni, voi siete all'indomani di un'altra impresa di Champions, noi invece siamo a due giorni dall'ennesima opportunità da non sprecare, perché l'Avellino gioca in casa contro l'Audace Cerignola sabato pomeriggio. Tra l'altro ci sono anche dei precedenti, anche un doppio ex particolare da andare a ricostruire, perché ovviamente è una sfida che non si vede da un bel po' di tempo. Conta che l'Audace Cerignola è tornata nel professionismo dopo 35 anni di assenza, e questo la dice lunga ovviamente sul calvario anche che ha vissuto una piazza non certo grandissima, comunque storica del calcio italiano, che tra l'altro sta facendo molto bene, e tra l'altro è 3 punti avanti all'Avellino. Questa testimonianza anche di come sta andando male finora la squadra di Roberto Taurino, con 7 punti in 7 partite, ma anche di come le neopromosse si siano calate benissimo in questa realtà professionistica, compresa la matricola Gelbison, di cui abbiamo tanto parlato anche della Juve Stabia, tra l'altro, Alessandro, così diamo anche una postilla per chi ci segue, sì, da Castellammare, che ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Cristian Santos Freire, attaccante classe 88, originario del Venezuela, reduce dall'esperienza al Colo Colo, un secondo acquisto del mercato di svincolati per le Vespe dopo quello di Gianmarco Zigoni, anche gli ex Avellino, ed è un acquisto che sicuramente farà piacere a mister Leonardo Colucci, che finora su Zigoni non ha potuto tanto contare. Santos l'ha potuto valutare nell'ultimo mese di allenamenti, perché era già aggregato al gruppo ma non era tesserato, e adesso ha convinto mister Colucci che potrà contare invece sul venezuelano a partire dalla prossima giornata di campionato, ed è un'altra freccia all'arco di una Juve Stabia che sicuramente sta facendo forse anche molto meglio rispetto alle aspettative di un anno di transizione. Noi invece, per quanto riguarda l'Avellino, ci sentiamo presto, perché alle 14 inizia il pomeriggio supereroi come sempre, tantissimi temi, ovviamente è tempo di concentrarsi sul campo, sulla probabile formazione dell'Avellino, andremo anche a Cerignola da un tesserato
del Cerignola, così ci faremo spiegare benissimo anche in che stato è il prossimo avversario dei Lupi, senza però dimenticare le parole, le voci, le chiacchiere e anche tutto ciò che è successo negli ultimissimi giorni. Ciao. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14:01, sempre con il sottoscritto Alessandro Montano, con Giovanni Annunziata. Vi ricordo anche il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, così come il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, dove ci è arrivato già anche qualche commento della mattinata. Giuseppe Urciuolo, anche ieri trame di gioco spettacolari nel gioco e nei gol di Lozano, che è anche quello di Raspadori. Varaschelia da rigore dopo l'isolato gol di Klassen, Osimhen ritorna anche al gol dopo il rigore che accorcia di nuovo le distanze. Sorprendente, un bel cavolo, non avete capito nulla del livello del mio Napoli, se rimanete sorpresi, ci scrive Giuseppe, sempre un po' polemico nelle sue però letture sempre molto interessanti sul nostro gruppo Facebook. Vi ricordo anche che su Twitter vi abbiamo chiesto il vostro migliore in campo, inutile dirlo, è un plebiscito per Kvičak Kvaratskhelia, sono praticamente il 100% dei voti per il georgiano, nessun voto per Raspadori, Zielinski o Lozano. Noi tra 5 minuti intanto ritroveremo anche i nostri primi ospiti di questa seconda ora. Vi ricordo che domani farà gli esami strumentali Zambo Anghissà, che ha avuto un problema fisico nella giornata di ieri, è arrivato anche il report del Napoli, oggi soltanto giornata di terapie. C'è un po' il timore di perdere a lungo Anghissà, Giovanni? È un grande timore quello di perdere un giocatore del genere in questo momento, perché Anghissà ha avuto un avvio di stagione clamoroso, veramente clamoroso. Si è disimpegnato non solo nel suo lavoro fisico come aveva fatto nel corso della stagione passata, ma ha iniziato anche a segnare, e questa è una cosa importantissima per un giocatore del genere. Il centrocampo composto da lui, Lobotka e Zielinski è un centrocampo che fa veramente paura a chiunque, che fa invidia a qualsiasi allenatore non ce l'abbia. Spalletti fortunatamente per lui ce l'ha, quindi se li gode un po' meno in questi giorni, perché Anghissà chiaramente oggi non c'è, domani si sottoporrà alle visite, è impossibile che ci sia nella sfida di domenica contro il Bologna. La speranza, in attesa chiaramente degli esami che confermeranno o toglieranno qualsiasi tipo di dubbio, la speranza del Napoli è quella di ritrovarlo per domenica prossima nella sfida contro la Roma all'Olimpico, e sarebbe un recupero importantissimo. Però nel frattempo c'è un certo Ndombele che entra e fa bene in tutte le partite da ormai qualche giorno, perché Ndombele ieri a me è piaciuto, a me ha convinto, sì, tanto. E questa tende sempre a verticalizzare con precisione, con puntualità, con le idee giuste soprattutto. Poi il rigore segnato da Kvaratskhelia nasce da una sua conclusione, arriva al limite, calcia, colpisce chiaramente la mano dell'avversario. Fisicamente sta molto meglio, sta fisicamente un altro giocatore rispetto a quello che è arrivato. L'aveva detto Spalletti, aveva bisogno di un po' di tempo per entrare, per stare bene fisicamente. Adesso c'è, adesso è pronto, adesso quando viene lanciato in campo non fa sentire l'assenza di uno come Anghissà, almeno per quanto riguarda la partita di ieri e per quanto riguarda la partita dell'andata quando è uscito Zielinski. Ndombele è un'ottima riserva in questo trio di centrocampo, che è veramente di un livello altissimo. Certo, livello altissimo, a dirlo 3 anni fa, 4 anni fa, quando Ndombele passò al Tottenham, che poi sarebbe stata un'ottima riserva di Anghissà, avrebbe fatto anche un po' strabuzzare gli occhi per quello che era il talento iniziale di questo ragazzo. Ha parlato Lorenzo Insigne, lo ha fatto nella conferenza stampa di fine stagione del suo Toronto in MLS. In primis mandiamo un grande abbraccio a tutta la famiglia Insigne per qualcosa che ha confermato lo stesso ex capitano del Napoli, insomma la perdita, la scomparsa di una figlia in atto di gravidanza da parte della moglie. Mandiamo assolutamente un grande abbraccio alla famiglia Insigne. Poi Insigne si sposta anche su temi decisamente più leggeri e parla per esempio anche della stagione del Napoli. Sono molto contento di
quello che stanno facendo, ha lasciato lì grandi compagni di un grande allenatore con cui ha avuto un grande rapporto. Dice Insigne: sento il mister, qualche compagno quasi tutti i giorni, gli faccio i complimenti, stanno facendo cose straordinarie. Poi la gente di Napoli se lo merita, abbiamo sofferto tanto negli ultimi anni, noi siamo scaramantici, non dico nulla, ma voglio solo che continuino così, perché davvero, ripeto, se lo meritano tanto, e spero che alla fine possa succedere qualcosa di importante, ma non dico la solita scaramanzia, giusta la solita giusta scaramanzia di Lorenzo Insigne. Tra un po' torneremo al telefono anche dai nostri prossimi ospiti. Intanto ha parlato anche Piotr Zieliński, lo ha fatto ai microfoni di Prime Video Sport, dice: è stata una serata bellissima quella contro l'Ajax, raggiungere la qualificazione dopo 4 partite in un gruppo così tosto significa che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro, se sentiamo la pressione della piazza, beh, il nostro obiettivo è vincere, quindi vogliamo che i tifosi siano contenti e presenti, perché sono davvero fantastici. Piotr Zieliński, che quest'anno si è preso il Napoli, punto e basta, dopo tanti anni rendimenti un po' alternati, anche l'anno in cui fece tanti gol con Gattuso comunque alternava delle prestazioni non sempre al 100% della condizione, invece quest'anno si è preso il Napoli e davvero è emerso come leader dopo le partenze dei leader invece che hanno lasciato questa squadra nel corso dell'estate. Parliamo però di questo momento del Napoli, lo facciamo con un amico di questa trasmissione, con Paolo De Paola. Direttore, grazie mille per essere con noi. Ciao, saluto a tutti. Direttore, impossibile non partire da quella che è la serata di ieri, paragonata però anche con quella che è stata la serata delle altre italiane, perché il Milan è caduto anche e soprattutto per colpa dell'arbitro. L'Inter, tutto sommato, la sua figura al Camp Nou l'ha fatta e ha fatto anche un discreto risultato che insomma la mette ora in corsa per la qualificazione. La Juventus letteralmente parla da sé, il risultato maturato in Israele. Che turno di Champions è stato per Paolo De Paola? Ma è stato un turno di Champions che, come dire, ha completato il quadro rispetto a quelle che potevano essere le impressioni iniziali, nel senso che la vera sorpresa, o perlomeno la vera sorpresa è l'Inter, l'affermazione inaspettata è il Napoli, sul Milan possiamo ancora sospendere il giudizio, la delusione atroce è sicuramente la Juventus. L'Inter si è reinserita in un blocco di ferro, perché quello è sicuramente il girone più duro che c'è, e se riuscire eventualmente a eliminare il Barcellona sarà un'impresa veramente solida. E il Napoli, ragazzi, nessuno se l'aspettava così, primo, spettante, dopo aver regolato con 10 gol in 2 partite l'Ajax, dopo aver regolato il Liverpool con un'altra caterva di gol, cioè questa è una squadra che sta facendo impressione all'Europa, non più all'Italia, all'Europa. Quindi chapeau per l'orgoglio che rappresenta a livello internazionale di Napoli. Il calcio italiano in questo momento ha la bandiera nel Napoli. Ed è questa la cosa veramente che ci fa bene non solo a noi, a tutti gli italiani, ma in particolare al Napoli che sta assumendo anche una maturità diversa. Dopo le infinite spaccature che ci sono state anche nel tifo, una maturità diversa nei confronti di qualsiasi avversario e dell'ambiente interno stesso. Poi il Napoli, Milan, insomma, aspettiamo. Dicevo, il Napoli a punteggio pieno in Champions ha conquistato la qualificazione con 2 giornate anticipo, ma oggi quindi questa squadra, per quello che stiamo vedendo, per quello che sta esprimendo, fin dove si può spingere? Guarda, ormai il dibattito, lo sai benissimo, è soltanto la tenuta di Spalletti, cioè praticamente ormai ci sono, come dire, delle preghiere la volontà di capire un po' in futuro quello che può succedere, quasi ci si rivolge a dei reggenti per capire se Spalletti avrà o no il suo calo fisiologico. Però io dico una cosa, questo è un anno diverso, un anno anomalo con 2 preparazioni diverse, con una spaccatura al centro molto importante, in cui una squadra che magari può aver impressionato nella prima fase ha una capacità di poter riprendersi, appunto perché c'è questa sosta, con tutte le incognite che può riservare, per carità. Però io dico che Spalletti ormai ha raggiunto una maturità tale che non è stato apprezzato per quello che è realmente, anche nelle passate stagioni e anche in altre squadre. Spalletti è un allenatore manager che non guarda in faccia a nessuno.
la sintesi, cioè la capacità chimica che lui riesce a fare all'interno dello spogliatoio non è uguale a quella di altri allenatori, che molto spesso sono inclini a privilegiare questo o quel giocatore in base all'importanza che hanno questi giocatori. Spalletti non fa sconti a Totti, non fa sconti a Mertens, non fa sconti a Icardi, non fa sconti a Insigne, a nessuno. All'interno dello spogliatoio quest'area, soprattutto a Napoli, che si respira, è quella di un allenatore che realmente giudica i fatti e dà la possibilità a chiunque di inserirsi senza doverlo considerare una riserva. Lo vedete come si arrabbia quando si parla di titolare o riserva, e lo vedete come si arrabbia quando si va un po' troppo alti, perché lui tiene sempre tutti con i piedi per terra e ragiona sui fatti. La cosa bella dell'aspetto psicologico che lui trasmette ai giocatori è che non c'è l'entusiasmo infinito, come non c'è la tristezza. La tristezza poi chiaramente bisogna rivolgersi all'ambiente per capire quale limite può avere, ma l'entusiasmo infinito lui lo modera immediatamente, ed è questa la dimensione della grandezza futura che può avere il Napoli, di fare l'abitudine alle vittorie, di abituarsi a un certo livello senza quelle cose smodate, esagerate, che dall'altra parte invece si trasformano in lamenti, pianti, eccetera eccetera. Riuscire a condurre il Napoli, a dispetto anche di qualche scrittore napoletano che ama invece indugiare in immagini difensive che nessuno gli ha chiesto, perché a chi viene chiesto di difendere Napoli? Napoli si difende da sola, agli occhi di tutti, contro qualsiasi coro e a dispetto di qualunque formula diciamo antitetica. Il Napoli sta facendo un passo in avanti di maturità grazie a questo allenatore, e questo gli va dato atto. Per salutarci, direttore, è un po' il giochino del giorno: quanto vale Kvyat Kvaratskhelia in soldoni adesso, al momento, allo stato attuale? Ragazzi, almeno 6 volte in più, ma mi tengo basso, cioè se lo vuoi valutare tra i 60 e i 70 non sbagli, ma bisogna aspettare ancora, cioè questo è stato pagato 10 milioni se non sbaglio, giusto? Sì. E quindi cioè almeno 60, 65, 70, questa è la valutazione. Poi è un giocatore bravo di destro, di sinistro, cioè tu te lo aspetti a sinistra e lui ti rientra a destra, pensi che abbia soltanto quel tipo di dribbling, di finta, e non è vero, ha una ripartenza con la gamba che è mostruosa, cioè riesce a ripartire di gamba che fa impressione, e vede il gioco, propone assist, cioè è un giocatore veramente impressionante, veramente. E guardate Spalletti, gli dice che ha ancora margine di miglioramento, che non deve fare alcune cose, lo tiene con le briglie dritte, lo tiene diciamo senza lasciarlo mai andare, ma non c'è bisogno, perché questo è un giocatore che ha la testa sulle spalle, è disciplinato, è attento, è esigente con se stesso e rispetta il lavoro di tutti. Direttore, sempre un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo, un grande abbraccio. Un abbraccio a voi. Grazie a tutti. Grazie. Al direttore Paolo De Paola. Andiamo avanti anche con la nostra scaletta, tra un po' anche con altri ospiti, perché ci iniziamo a gettare anche verso Napoli-Bologna, match di domenica delle 18, ovviamente con l'occhio ancora attento a quello che è stato Napoli-Ajax ieri, partita contro il Bologna che potrebbe avere qualche difficoltà per la formazione di Thiago Motta, che non è partita benissimo da quando è arrivato l'ex Spezia sulla panchina. C'è stata anche una lite in allenamento tra Medele Moro, nell'ultima sessione di allenamento, con un calcio di stizza da parte del cileno. È in dubbio Arnautovic, che oggi si è allenato a parte, ha svolto differenziato, insomma non arriva nel migliore dei modi il Bologna alla gara di Napoli. Però attenzione, perché Thiago Motta ha insegnato anche a cari costi, l'abbiamo visto lo scorso anno proprio con Spalletti in panchina, che quando arriva con l'acqua alla gola è un allenatore che tende ad esaltarsi, a mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto in queste partite dove non ha moltissimo da perdere. Ancora un po' di messaggi li aspettiamo al 380 127 2000, perché intanto torniamo al telefono. È un piacere dare il ben ritrovato a mister Daniele Daino. Mister, grazie mille per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Doppio ex di eccezione di Napoli-Bologna, una gara dove i rossoblù arriveranno contro forse una delle formazioni, non so, più in forma d'Europa, la più in forma d'Europa. Prima ci dicevano i nostri ospiti che in questo momento ci sono Bayern, City e Napoli. È esagerato dire una cosa del genere? No, non è assolutamente esagerato. Insomma, il percorso che sta facendo il Napoli è un percorso eccezionale, un percorso diciamo unico per come è stato costruito, perché poi mentre quei club che tu hai citato sono club che hanno speso tantissimo nel mercato e quindi hanno avuto una disponibilità come tutti gli anni importante per rinforzare la squadra, ecco che Napoli ha lavorato di idee, ha abbassato il tetto ingaggi, quindi una riduzione dei costi, e nonostante tutto si ritrova ad essere, come dicevi te giustamente, una delle squadre più in forma d'Europa. Cioè, un percorso, ripeto, eccezionale da parte di tutti, dal mister ai giocatori, anche chi si fa trovare pronto quando magari stava giocando bene, mi riferisco a Jesus per dire, no? E quindi complimenti al Napoli, cosa dire, stanno veramente facendo qualcosa di strepitoso. Dicevi che Juan Jesus si è fatto trovare pronto giustamente ieri nella sfida contro l'Ajax, però intanto il Napoli perde un elemento molto importante come Amir Rahmani, perché si vede la differenza di impostazione, perché Rahmani è quello che costruisce dal basso, quello che fa uscire la prima pressione con appunto proprio la sua gestione del pallone. Ma come cambia il Napoli adesso senza Rahmani per il prossimo mese? Ma intanto, come dicevi te, sono d'accordo, perde un giocatore che era sicuramente al Napoli stanno facendo bene tutti, e quindi la crescita è stata una crescita importante da parte di tutti. Poi però per diventare squadra importante come lo sta diventando il Napoli, la fase difensiva diventa la fase di non possesso diventa una delle componenti più importanti, no? E in questo Rahmani insieme a Kim, ma tutta la linea difensiva di Lorenzo, lo stesso Mario Rui che sta facendo una grandissima stagione fino a questo momento, è una perdita importante sia fisica e, come dicevi te, tecnica, perché in fase di possesso palla Rahmani possiede anche un buon piede e quindi la capacità anche di cambiare gioco con questi lanci, no? Molto precisi. Sicuramente perde un giocatore importante, però ripeto, l'entusiasmo del Napoli, l'organizzazione, l'unità di intenti che sta dimostrando, penso che possa sopperire tranquillamente. Poi Jesus non è un giocatore insomma di basso livello. Se al Napoli vuol dire che anche lui ha delle buone qualità, ha già fatto esperienze importanti, e ripeto, la cosa importante è farsi trovare pronto, così come è successo anche al Milan perde tanti giocatori, diventa titolare Gabbia per forza di cose. Gabbia si è dimostrato assolutamente affidabile fin da subito, ecco, questo è anche un segreto, è che chi gioca meno poi quando viene chiamato in causa deve dare il suo contributo cercando di non abbassare il livello prestazionale della squadra, e questo il Napoli lo sta facendo, così come lo sta facendo il Milan, a parte la partita di Champions che è stata giocata per il Milan, ma a livello di campionato italiano il rendimento è sempre molto alto. Per salutarci, mister, che Bologna arriverà secondo lei al Maradona? Ma arriva un Bologna che ancora ha poco l'idea, non ha un granché di idee chiare, insomma, ha cambiato l'allenatore, è arrivato Thiago Motta, forse il fatto che hanno cambiato modulo e si sono riportati con una linea 4 invece che a 3, forse il fatto che Thiago Motta cerca di fare un gioco corale, di squadra, fatto di dominio della palla, molto probabilmente erano caratteristiche che nel Bologna di Mihajlovic non c'erano. Era impostato con un 3-5-2, un 3-4-3 tante volte, diciamo che ha cambiato parecchio, i risultati poi non l'hanno aiutati, perché ci può stare perdere contro la Juventus per dire, poi però non ci sta perdere in casa con l'Empoli, quelle sono partite che il Bologna non può sbagliare, arriva da risultati negativi, sicuramente cercherà di fare una prestazione attenta e concentrata, però in questo momento non me ne voglia il Bologna,
pensare di poter fermare questo Napoli in questo preciso momento sarebbe un'impresa per il Bologna. Però poi sai, il pallone è rotondo, le partite vanno giocate, vanno vinte sul campo, e quindi aspettiamo la partita, ma vedo strafavorita ovviamente il Napoli. Mister, grazie mille per essere stato con noi a Radio.ru. Grazie a voi e buona giornata. Alla prossima con mister Daniele Daino. Tra un paio di minuti continuiamo a parlare di Napoli-Bologna, lo facciamo con un grande protagonista, tra poco. È un giovedì molto dolce per il Napoli, lo dicevamo anche in apertura, perché la vittoria contro l'Ajax non solo è valsa la qualificazione al prossimo turno di Champions, tra l'altro matematica anche quella del Liverpool, lo ricordiamo, perché la sconfitta degli olandesi e la vittoria invece del Liverpool ad Ibrox contro i Rangers hanno praticamente spianato la strada per le due prime del girone, appunto Napoli e Reds, che difatti guarderanno alla sfida dell'Anfield Road, non dico come un'amichevole perché in palio ci sarà il primo posto del girone verosimilmente, però ci sarà tranquillamente la voglia di giocarsi una partita che per una volta, mettiamola così, non è da dentro fuori per il Napoli, mettiamola sotto questo punto di vista. Io vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, vi ricordo anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, vi ricordo anche i nostri indirizzi Twitter ed Instagram Radio.Nuovo, dove lì postiamo anche un po' il meglio della nostra giornata, che poi tornerà anche alle 20 con le pillole della nostra trasmissione. Insomma, lo sport su Radio.Nuovo non si ferma mai, lo sapete, così come l'informazione e la buona musica, quindi dalle 20 poi riascolterete tranquillamente il meglio della nostra giornata, il meglio della propria giornata. Spera di tirarlo fuori il Bologna in vista della gara contro il Napoli, perché ce lo diceva prima il doppio ex Daniele Daino, non arriva un Bologna carichissimo, forse perché tanti risultati negativi anche da quando è arrivato Thiago Motta, complice un cambio di, non di modulo, completamente un cambio di filosofia, perché prima magari il Bologna poteva essere una squadra un po' più speculativa, una squadra che si appoggiava più sul gioco delle altre, che cercava di andare in ripartenze con 3-5-2, stare ordinati, invece adesso si è cambiato ancora con un modulo che privilegia la linea 4, il dominio della palla, quello che può essere un gioco più corale, un gioco più collettivo, che abbiamo visto fare a Thiago Motta non solo al Genoa ma anche e soprattutto allo Spezia. Con un po' di fortuna, a parte le linee telefoniche, tra un po' dovremmo avere un graditissimo ospite in chiave Napoli-Bologna, altrimenti ci proviamo tranquillamente domani, perché ci aveva anticipato che poteva essere una giornata un po' complicata. Faremo un nuovo tentativo nella giornata di domani, parliamo di Luigi Sorrentino, agente di Musa Barro, che abbiamo provato a sentire, d'altro Barro che potrebbe rientrare proprio contro il Napoli, visti i problemi alla caviglia degli ultimi giorni. Allora chiedo a Giovanni Annunziata, come si prepara una gara come quella contro il Bologna? Perché è facile dire che adesso c'è grande entusiasmo, c'è anche grande voglia, però ultima vittoria con la Cremonese è venuto meno Rachmani, ultima vittoria contro l'Ajax è venuto meno Anghissà, diciamo che inizia un po' a serpeggiare il dubbio degli infortuni e della stanchezza anche dal punto di vista muscolare. Il problema infortuni è una cosa che comunque ci si deve aspettare in una stagione soprattutto del genere, quando si gioca ogni tre giorni. Però il Napoli deve riuscire a sopperire tranquillamente a queste assenze, tranquillamente, chiaramente in maniera relativa, perché hai perso fino ad ora un difensore come Rachmani che ha fatto evidentemente la differenza fino ad oggi. Stai perdendo, almeno per una partita si spera, uno come Anghissà che ha fatto più che la differenza forse lì in mezzo al campo, in interdizione, in zona gol, ha fatto veramente tanto. E quindi rappresentano sicuramente due problemi, però il Napoli deve guardare avanti, deve pensare a quella che è stata la forza di questa squadra fino ad oggi, ovvero la coralità, il gruppo. Il Napoli ha dovuto rinunciare, non dimentichiamolo, a settembre al suo giocatore che ad inizio stagione era il più importante di tutti, Victor Osimhen. Il Napoli ha rinunciato per un mese ad Osimhen e non ne ha sentito minimamente la mancanza. Raspadori, Simeone, tutto il resto della squadra ha funzionato alla perfezione, veramente c'è stata forse addirittura una crescita senza Osimhen, non per dire che Osimhen abbia dato fastidio al gioco del Napoli, ma
Questo è per far capire come il Napoli stia crescendo in termini di completezza della rosa, in quanto ad affiatamento di questo gruppo, e chi entra fa sempre bene ed è questo che deve emergere anche nelle prossime partite, quando non ci sarà Rachmani, nelle prossime si spera di no, quando non ci sarà Anghissà. Quindi la forza del gruppo deve essere la base del prosieguo del percorso del Napoli. Poi non abbiamo parlato del gol che ha fatto Raspadori ieri, che noi gol. L'abbiamo stuzzicato, segna di nuovo Raspadori, ho detto che non segnava, l'ho lasciato stare tranquillo. Però impressionante come si coordina in un secondo, come riesce a trovare con quella facilità di tiro, anche con quella potenza, perché lui poi è un finto piccolino, perché poi quelle gambe così grosse, ha due quadricipiti mica da ridere. E poi il sinistro, che in teoria dovrebbe essere il piede debole. Ieri davvero un gol molto molto importante, non voglio stare qui a fare paragoni perché è stucchevole fare sempre paragoni, però uno con la maglia numero 14 di gol così ne ha fatti parecchi con il Napoli. Sì, è vero, questo è uno dei classici gol alla Mertens, quella sterzata hai detto improvvisa. Hai detto il numero, quindi la responsabilità è tutta tua. Adesso chiaramente non facciamo paragoni per quanto riguarda il calciatore, per quanto riguarda l'impatto, per quanto riguarda le pressioni, perché Raspadori è semplicemente Giacomo Raspadori, però quel controllo con il destro, palla spostata immediatamente sul sinistro e la frustata sotto l'incrocio in un millesimo di secondo e rappresenta quello che è Giacomo Raspadori, un giocatore importante, è un giocatore di livello europeo che comunque ha segnato 4 gol in Champions in 3 partite. Vero. In 3 partite. Verissimo. Sta parlando di tanta roba. Tra cui 3 tra Ibrox e la Johan Cruyff Arena, non proprio 3 gol all'Ajax in 2 partite. Esatto, non proprio il giardino di casa. Intanto è arrivata in realtà già da un paio di minuti l'ufficialità, ma c'è una bruttissima notizia per la Juventus, perché c'è lesione per quanto riguarda il bicipite femorale della coscia destra di Angel Di Maria, lesione di basso grado, ma che gli costerà comunque 20 giorni di stop. Praticamente dovrebbe rientrare in tempo per il 6 novembre per la gara importantissima, il derby d'Italia contro l'Inter, ma la sensazione è che possa esserci anche un piccolo allungo dei tempi di recupero, praticamente vederlo ai mondiali e poi con la maglia della Juventus nel 2023. Non è stato forse l'affare del secolo prendere Di Maria. Mi viene da dire un po' povera Juventus, perché sia Di Maria che Pogba avrebbero dovuto dare una mano importante, ma entrambi forse un po' la testa già ce l'avevano ai mondiali, forse un po' la testa era già lì. La querela, la telenovela Pogba lì è anche il simbolo, lui insomma che aveva spinto per la conservativa, per non operarsi, per esserci ai mondiali, poi è diventato un vero e proprio boomerang. Tra 20 secondi invece torniamo nella pancia del Maradona, perché parleremo con Marco Lombardi per tutto questo tra poco. Che riparte 14:31, tra un po' ci collegheremo con l'amico e collega Marco Lombardi di Calcio Napoli 24, che ci racconterà anche un po' la serata, l'emozione vissuta ieri non solo dall'esterno ma anche dalla pancia del Maradona, dove ha incrociato anche tanti protagonisti e dove probabilmente si è risolto il mistero, il giallo delle maglie da scambiare, perché dopo quanto successo all'andata alla Johan Cruyff Arena, proprio attraverso le telecamere di Calcio Napoli 24, avevamo un po' scoperto tutti insomma del misfatto di questo mancato scambio di maglie, con poi Bergwijn che ha provato a mettere la toppa peggio del buco, c'è stato un fraintendimento eccetera eccetera. Ieri è arrivato il lieto fine, perché le maglie sono state scambiate, e quindi tra un po' ne parleremo anche con Marco Lombardi, ovviamente non solo di questo, ma parleremo anche un po' di come sta Zambo Anghissà, perché ricordiamo che domani farà gli esami strumentali, parlavamo dello stop di Angel Di Maria, ma in casa Napoli c'è da incrociare le dita e non ridere troppo, perché si rischia lo stop lungo, soprattutto in caso di stiramento, stop ovviamente che si allunga solo esclusivamente perché poi c'è la sosta, quindi per questo si parla del 2023. Marco Lombardi, Calcio Napoli 24, grazie mille. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Marco, prima di andare su tematiche molto più serie che stanno anche molto più a cuore, come per esempio le condizioni di Zambo Anghissà, dici se c'è stato il lieto fine per il giallo delle maglie scambiate questa volta.
Sì, c'è stato il lieto fine, non so quali sono stati i nomi dei giocatori che hanno scambiato le maglie, però posso assicurarvi, come tra l'altro abbiamo anche documentato con un video, che parecchi giocatori dell'Ajax avevano una maglia dei giocatori azzurri, tra l'altro Lucas Ocampos la teneva in mano proprio all'uscita, quindi l'ha mostrata come vessillo, chissà se l'ha tenuta poi in mano proprio appositamente per farsi vedere con la maglietta azzurra scambiata, probabile magari che l'abbia voluto fare di proposito, o magari è stato solo un caso, ma comunque diciamo che questa volta per fortuna lo sport ha vinto, anche perché di questo parliamo, e di rispetto reciproco fra avversari. Marco, nell'immediato post partita tu sei corso all'esterno del Maradona, che area si respirava tra i tifosi dopo una vittoria del genere e dopo una qualificazione del genere? Sì, allora devo dire che ormai sono 10 anni che mi occupo del Napoli e non ho mai avuto la sensazione di un entusiasmo così dilagante come ieri sera, entusiasmo che tra l'altro, almeno secondo il mio parere, non dico che è legittimo, però molti addirittura all'uscita dallo stadio, quando li ho intervistati all'inizio della partita, parlavano di Napoli in lotta per il triplete, che ovviamente sembra una follia detta così, però a vedere come gioca il Napoli, a vedere come gioca in Europa soprattutto, credo che oggettivamente una squadra così dominante in Europa il Napoli non l'abbia mai avuta, ma neanche ai tempi di Maradona e dei tempi d'oro, quindi ripeto, un entusiasmo dilagante, mai visto una cosa del genere da parte mia in tutti questi anni, e entusiasmo oggettivamente legittimo, e che appunto fa sperare e fa sognare addirittura in traguardi che mai avremmo immaginato, quali ad esempio appunto il triplete, che ovviamente per me questa è un'esagerazione, ma va sottolineato come tantissimi tifosi lo abbiano detto sia in diretta, poi anche sui social, non in via dopo spartita, ma anche questa mattina. È cruciale però adesso capire qualcosa che va oltre anche i risultati, come sta Zambon, chissà, domani gli esami strumentali, ma ti è già arrivato qualcosa, ti è già arrivato qualche rumor? Allora, ovviamente sarà una notizia fondamentale quella che arriverà dall'infermeria azzurra. Ieri, uscendo il medico, una cosa che non è ancora uscita, il medico sociale canonico, uscendo dallo stadio, a una domanda diciamo di sfuggita di un collega, dottore, sei preoccupato per chissà? E lui ha risposto: preoccupati mai. Quindi credo che sia stata solo una risposta, diciamo, di facciata, perché invece vedere poi uscire Anghissà in quel modo, io l'ho seguito poi non solo con le immagini ma anche con lo sguardo fino all'uscita proprio dello stadio, e la sua faccia prometteva tutt'altro che notizie positive, tra l'altro si vedeva che faceva proprio fatica a camminare, quindi quando è così, tu mi insegni, e tutti i medici magari mi insegnano oltre che te, quando è così vuol dire che il fastidio muscolare è davvero tanto, se ti fa male vado a camminare, quindi bisognerà solo incrociare le dita e sperare che poi domani gli esami non tengano fuori Anghissà fino alla sosta, anche se purtroppo credo che sia vada in questa direzione, speriamo che di essere smentiti, ma magari giusto qualche scampo di ultime partite prima dell'ultima contro l'Udinese all'11 novembre, speriamo che il camerunese possa giocarle. Tra l'altro lui andrà al mondiale, quindi sa come andrà a finire per lui. Esatto. Marco, che cosa c'è in quel momento in cui Osimhen ha lasciato il pallone a Kvaratskhelia per il calcio di rigore, e poi quando Osimhen ha segnato, il primo ad andare ad abbracciarlo è stato proprio Kvicha Kvaratskhelia? Assolutamente un gesto che io onestamente non mi aspettavo da parte di Osimhen, e che denota una crescita mentale notevole,
perché davvero il nigeriano si è sempre, purtroppo per lui, purtroppo per il Napoli, si è sempre distinto in negativo per magari qualche sbracciata di troppo dei compagni, qualche polemica in campo. Invece questo gesto al ritorno dopo un mese di stop, con la voglia matta di segnare, dare la palla a Kvara, che quest'anno non ha mai tirato un rigore, credo che sia sintomo di come Victor Osimhen sia cresciuto e stia crescendo anche mentalmente, e ritengo che in questo caso specifico Spalletti stia facendo da mentore, mental coach, padre, perché ricordiamo che tra l'altro Osimhen è anche orfano, quindi sta davvero lavorando sulla testa del nigeriano. E poi rivedere poi Kvara che dopo il gol di Osimhen va, corre all'impazzata per abbracciarlo, fa capire poi come diciamo quello che dicevano anche Spalletti dopo la Cremonese: i gesti positivi in campo, che sia un assist, che sia la buona volontà di andare a premiare un compagno, che sia il non essere egoisti, ecco, sintetizziamolo così, alla fine questi gesti pagano sempre, e alla fine si crea questa alchimia fantastica fra compagni, staff e allenatore, che può solamente far bene al Napoli. Quindi immagini fantastiche quelle di ieri sera. Marco, ti ringraziamo sempre per essere con noi a Radio Punto Nuovo. Alla prossima. Grazie mille a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie mille a Marco Lombardi, Calcio Napoli 24. Tra 40 secondi, ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show, ancora con tante considerazioni e tanti pensieri dopo Napoli Ajax, tra poco. Ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show, prima di collegarci col nostro prossimo ed ultimo ospite, chiederei a Giovanni Annunziata ovviamente un'ultima analisi, se guardiamo alla gara di ieri, poi di spostarci anche al telefono, perché parlavi del grande segnale Kvaratskhelia, Osimhen, l'amicizia e tutto, però ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto una cosa importantissima: mi dispiace per Simeone, che avrebbe meritato di poter giocare. Non dimentichiamo che questa squadra ritrova Osimhen, ma in panchina c'è forse un po' l'uomo della provvidenza, un uomo che è valso 6 punti nelle ultime settimane. Io per esempio col Bologna me lo aspetto titolare Simeone, nel momento in cui non entra contro, neanche non fa neanche uno spezzone, me lo aspetto titolare. Adesso diventa veramente difficilissimo capire chi potrà giocare lì davanti, perché nel frattempo ritrovi anche Osimhen, e Osimhen l'abbiamo visto, sta bene. Osimhen ha una voglia matta di giocare, di segnare. Nel frattempo hai anche Raspadori, che gioca e ti fa un gol del genere, ti fa giocare benissimo. E nel frattempo ancora hai un altro che ti segna gol pesanti. Però Simeone sta segnando gol pesanti a gara in corso, quindi a questo punto me l'aspetto di più a gara in corso, che incide forse di più a gara in corso. E non so, forse si fa anche una valutazione per quanto riguarda i valori dei calciatori, forse anche per questo Raspadori in tutte queste partite, quando non c'è stato Osimhen, le ha giocate praticamente tutte lui, anche per una questione di qualità del calciatore, al di là del fatto che comunque è chiaro che fa giocare molto meglio il Napoli, perché lega il gioco e tutto, però comunque stiamo parlando di un calciatore che è diverso, perché parliamo di calciatori diversi, anche questo è un valore in più, però diciamocelo, Raspadori è un gradino più avanti di Simeone. I valori di mercato fanno anche i calciatori, e se un Raspadori è costato molto di più rispetto a Simeone, un motivo ci sarà. Kvaratskhelia è un discorso a parte, chiaramente si può dire no, Kvaratskhelia è costato solo 10 milioni, no, Kvaratskhelia è costato di meno viste le circostanze, visto tutto quello che era accaduto, perché altrimenti Kvaratskhelia qualche anno fa il Napoli non riuscì a prenderlo, come confessato lo stesso Giuntoli, perché costava già troppo. Kvaratskhelia costava già 30-40 milioni 2 anni fa, lo scorso anno. Quindi al netto di questo, Raspadori oggi è un passo in avanti rispetto a Simeone, da valutare anche Osimhen in questo caso. Io contro il Bologna me lo potrei anche aspettare Osimhen già in campo da titolare, visto quello che ha messo in campo e visto anche comunque un dispendio energetico importante di Raspadori nell'ultimo periodo. Sì,
Questo è vero, ho giocato praticamente tutte le partite dal primo minuto. Poi, a proposito di Raspadori, su come faccia giocare bene anche la squadra, c'è un passaggio nel primo tempo di Napoli-Ajax in cui addirittura te lo ritrovi basso a destra, in uscita di manovra, a cercare di darti una mano, un appoggio in più. Ecco, è arrivata anche tra virgolette un po' la tirata d'orecchie invece di Spalletti nei confronti di Osimhen, che dice: non è un calciatore pulito nel modo di giocare, però mi aspettavo 2-3 battute nella costruzione della manovra, invece è sempre scappato in avanti, si è fatto trovare spesso in fuorigioco. Ieri c'è stata anche una fase in cui Spalletti è guizzato dalla panchina per andare quasi a divorare Osimhen, l'ennesimo fuorigioco del nigeriano, che su questo fondamentale, sul muoversi e sul restare in linea, lui poi è un calciatore che ha fame, che ha voglia, parlavamo anche in apertura di trasmissione, che magari fa qualche errore tecnico, ma magari a volte può sembrare anche un po' grezzo dal punto di vista tecnico, però il quarto gol, come lo ha fatto Osimhen, può farlo solo Osimhen, perché solo Osimhen va a prendersi 20-25 metri di rincorsa su una palla che sembra ormai già abbastanza in banca e anche in gestione della difesa. Lì Blind fa un errore imperdonabile, però metto anche nei panni magari del difensore che lì non si aspetta che con una partita ormai già indirizzata, pochi minuti dalla fine, ti arriva una furia di 1,90 m a tutta velocità che ti prende 5 metri in un secondo. Quindi quello resta un errore molto brutto da parte di Blind, però un'azione del genere, un gol del genere, davvero lo può fare soltanto Victor Osimhen. Proviamo un ultimo collegamento prima di chiudere anche quella che è la nostra trasmissione. Oggi siamo stati un po' sfortunati nella seconda ora con le linee telefoniche, ma anche causa maltempo non è sempre facile raggiungere quanti più ospiti e colleghi possibili. E intanto vi ricordo il 380-127-2000 anche in questa ultima tranche di trasmissione, in questo ultimo quest'ultimo blocco del nostro appuntamento. Però mi sembra che insomma dovremmo essere pronti, ancora no, forse ancora qualche secondo prima di riprovare un'ultima volta, perché abbiamo avuto il piacere, a proposito di Osimhen, di scambiare due chiacchiere anche con il suo entourage proprio in apertura di mattinata al settimo cielo. Ieri è stato fondamentale segnare per la sua autostima, per l'energia, per la voglia di lottare, di vincere. Insomma, non appena entrato Victor ha subito trasmesso qualcosa di diverso ai compagni. Questo è stato un po' il pensiero di Omar Katugba, stretto collaboratore, responsabile anche della comunicazione di Victor Osimhen, che insomma ci ha dato una perla letteralmente in mattinata, perché poi non nascondiamo che con Oma spesso c'è anche un rapporto di amicizia, ci si scambia anche spesso tanti pareri. Lui è uno che si è affezionato molto anche alla realtà di Napoli, quindi è stato quasi automatico sentirsi dopo il gol ieri di Osimhen, che davvero cercava la rete in tutti i modi, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, avrebbe detto Valerio Scanu. E vi ricordo sempre che potete seguirci anche su Twitter e su Facebook e anche su Instagram all'hashtag radio.nuovo, perché lì potete tranquillamente seguire anche un po' quelli che sono i nostri contenuti nel corso della settimana. Non riusciamo a raggiungere il nostro prossimo ospite, allora andiamo avanti noi con qualche altra riflessione. Secondo tempo, immaturità del Napoli che esce un po' fuori partite, Osimhen entra anche per dare una scarica agonistica alla squadra, oppure l'Ajax che viene fuori? No, il secondo tempo secondo me c'è chiaramente l'Ajax che viene fuori, perché resta una squadra di livello internazionale, una squadra che comunque gioca la Champions da protagonista da tanti anni, da sempre mi verrebbe da dire. Nel frattempo succede che l'Ajax riesce a trovare il gol nel momento in cui Anguissa si ferma, perché Anguissa si era fermato da un paio di minuti, aveva iniziato ad accusare quel problema, e quindi da lì il Napoli è stato costretto ad abbassarsi, ha avuto un uomo in meno, e che uomo in meno, perché stiamo parlando di Anguissa, non stiamo parlando di uno qualsiasi, stiamo parlando di uno che corre per 10, che riconquista palloni per 10, quindi un elemento veramente tanto importante. E poi l'ingresso di Osimhen è stato importante per restituire fisicità, come ha detto Spalletti nel post gara, perché perdendo uno come Anguissa hai bisogno di qualcosa in più, e soprattutto perché Raspadori
non sta più facendo il movimento corto-lungo, l'Ajax iniziava ad accorciare in maniera importante, a stamparsi addosso al Raspadori, a lasciare sempre meno spazio, quindi serviva un po' un Osimhen che facesse questo corto-lungo. Il problema di Osimhen è che è stato a fare poco corto, a fare il lungo che voleva Spalletti e che giustamente ha fatto. Veniva poco incontro ad aiutare la squadra, però con il passare dei minuti chiaramente si sente la differenza, ci mette la sua fisicità che è sempre importante. Il quarto gol del Napoli nasce anche da questo, nasce da Osimhen che va a prendere di fisico, di testa quella palla a centrocampo, che poi vabbè chiaramente inizia a sbagliare tutto il resto la difesa dell'Ajax, soprattutto Blind, però Osimhen ci mette fisicità nel colpo di testa, ci mette il suo atletismo, la sua corsa, andarsi a prendere quella palla. E anche poi sul gol del 3-1, sul rigore procurato dal Napoli, Osimhen si va a buttare dentro a creare apprensione alla difesa dell'Ajax, si porta su di sé due uomini e resta quello spazio giustamente a rimorchio per lo scarico per Ndombele. Uno scarico tra l'altro anche molto efficace. Napoli ieri ha vinto talmente bene e lo ha fatto comunque nonostante un po' di sofferenza del secondo tempo, con tale scioltezza che nessuno ha polemizzato sul rigore assegnato ieri. Per me è un po' inventato, perché clamoroso. Juan Jesus non fa praticamente nulla, non per fa atterrare nulla, non fa nulla, sì. Tengono un po' tutti e due all'inizio, però questo rigore per me è ancora più clamoroso di quello del Milan. No, è clamoroso, veramente. È veramente un qualcosa di assurdo. Non fa nulla. Nella prospettiva dell'arbitro, perché c'è un'immagine che viene data al VAR e viene trasmessa anche in televisione al momento della review, dove il movimento di Juan Jesus che cade, perché Brobbey, che non è proprio un fuscello, gli si abbatte completamente addosso. Lui nel cadere ha il braccio, tra virgolette, vicino al costato di Brobbey, e può sembrare un atterramento, ma può sembrare per un decimo di secondo, per un frame, ma anche un minimo di dinamica del gioco. Qui torniamo al discorso che faceva anche Capello in maniera molto intelligente nel post gara di Milan-Chelsea agli studi di Sky: servirebbe un calciatore in sala VAR, servirebbe qualcuno che ha la cognizione, ha il senso del gioco e ha il senso di come funzionano le cose in campo, perché altrimenti davvero non ha senso continuare sempre e comunque ad andare su questi ritmi. Sì, io sono sempre stato del parere che serva qualcuno che conosca il gioco, nel senso che conosca il gioco da dentro, che abbia vissuto certe dinamiche, che conosca i contatti, proprio che sia stato appunto in campo, ovvero un ex calciatore, un arbitro, un ex arbitro. Conosce le dinamiche, sa come vanno determinate cose, però non vive sulla propria pelle quello che è il calcio, non sa fino a quale punto un contatto può essere tale da determinare in te un tipo di reazione, un tipo di caduta come in questo caso. Quindi io sono assolutamente favorevole alla presenza dei calciatori, degli ex calciatori chiaramente in sala VAR per aiutare, perché non è neanche un discorso che ci deve essere chiaramente solo un calciatore a dire guarda è così, devi fare così. No, deve esserci il giusto mix tra un calciatore che vive determinate cose e che va a parlare con un arbitro, una consulenza. Con un altro arbitro di fianco a lui in sala VAR, che in modo da mischiare le due cose, da avere il quadro più chiaro. Ovviamente non stiamo qui a dire che risolverebbe qualsiasi tipo di problema, perché ne nascerebbero altri 100, certo. Ci saranno sempre polemiche. Basta per gli episodi arbitrali, magari di qualche ex che purtroppo si trova a dover arbitrare una ex squadra in sala VAR, insomma mi sembra già di vederle e sentirle. Hai messo in polemiche. Mezzo un altro problema che ci potrebbe essere, infatti, tra le altre che cose giustamente potrebbe nascere, che poi è anche un po' il motivo per cui viene tutto ostacolato, oltre al fatto che l'AIA non ha proprio un'apertura
mettiamola così, mentale del dal 2022, mettiamola sempre tra le righe. Per quanto riguarda invece l'appuntamento di oggi, noi siamo quasi in chiusura, domani poi torneremo sempre puntuali alle 13. Vi ricordo anche che vi abbiamo chiesto il vostro migliore in campo per la partita di ieri, c'è stato un plebiscito ovviamente per Kvicha Kvaratskhelia, che ieri forse ha mostrato, a parte l'ennesimo assist per Raspadori, cioè sì, ma io mi accudo comunque, Spalletti, io mi accudo per il migliore in campo. Vabbè, ci mancherebbe, voglio dire, ieri è stato davvero clamoroso. Vabbè, ci sono stati anche vari, non so, Zielinski, una partita strepitosa. Lobotka non ha sbagliato un passaggio, non ha sbagliato una scelta. Quanti ne ha recuperati? Mamma poi? Mia, questo non viene mai detto, ma quanti palloni poi recupera Lobotka? Sì, sì, verissimo. Pure Lozano ha fatto un'ottima partita all'isola destra, è andato via più volte nell'uno contro è uno. È stata la partita della redenzione di Lozano per te? Lozano è già la seconda consecutiva che fa bene, che entra, anzi alla terza consecutiva, perché già l'andata contro l'Ajax aveva fatto bene, aveva fatto la sua signora partita lì sulla destra, contro la Cremonese è entrato, ha segnato, adesso nella gara di ritorno contro l'Ajax ha segnato, ha fatto anche nascere un po' quel suo stesso gol. Poi quando puntava lì sulla fascia riusciva ad andare via con molta facilità. Non è colpa dell'avversario, lì è lui che riesce a gestire, a giocare, a far funzionare la catena con Di Lorenzo, a fraseggiare con uno Zielinski, uno Anghissa che è più vicino a lui. Quindi Lozano è anche entrato nei meccanismi di questo nuovo Napoli, mancava forse un po' soltanto lui, diciamo, dai. Mancava soltanto il Ciucchi Lozano, questo è assolutamente vero. Ultima considerazione da fare in vista di Napoli-Bologna, gara dove cambi di formazione arriveranno, però vi racconteremo tutto in realtà dalla giornata di domani, perché abbiamo poco meno di 60 secondi. Allora inizio già il giro dei saluti, ringrazio Giovanni Annunziata, grazie mille Giovanni. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Ringrazio anche e soprattutto voi che ci avete seguito in queste due ore di approfondimenti, di ospiti, di analisi post Napoli-Ajax. Siamo stati un po' sfortunati con le linee telefoniche in questa seconda ora, però considerando il cielo che praticamente è venuto giù qui a Napoli, ci sta che magari qualche imprevisto nei collegamenti possa nascere. Recupereremo tutto domani con gli interessi, questo è poco ma sicuro, ancora con tanti amici, ancora con tanti ospiti, ancora con le vostre considerazioni al 380 127 2000. Insomma, non avete molte scuse per non seguirci domani dalle 13 fino alle 15. È tutto da Alessandro Montano, vi ringrazio nuovamente e vi ricordo non solo l'appuntamento che ho già citato di domani, ma che il pomeriggio in musica di Radio Punto Nuovo ripartirà a breve, tra qualche minuto, con tutto il nostro palinsesto, con tutta la nostra informazione regionale e non, e che lo sport torna già dalle 20 di quest'oggi con il meglio della nostra giornata, ancora con tante analisi in chiave Napoli-Ajax. È tutto, a domani.